Gli avvocati matrimonialisti hanno una missione fondamentale, quella di fare in modo che i litigi si compongano anche in un accordo per la separazione e per il divorzio. Infelicemente sposati, magari da tempo memorabile. Provate a pensarvi, con lui o con lei tutto il giorno, tutti i giorni, senza l'amante come stampella e neanche un chihuahua da portare a fare pipì. Altro che colpo di grazia, la prigionia da virus ha fatto strage di matrimoni su scala globale. Sono in Svizzera in questo momento, qui dicono che ci sono le bagnanti, cioè il marito, il compagno stabile, che si chiude in bagno per parlare con l'amante o con la sua compagna segreta. Il bagno per fortuna lo hanno tutti, avvocato. Non dipende dalla situazione economico-sociale, un bagno c'è sempre. Lei che brucia il soffritto, lui che tiene il volume alle stelle e non cede il telecomando. Poi il dentifricio schiacciato male e il frigorifero dimenticato aperto. Possono diventare il pretesto per abbattere il muro della pazienza e far venire giù tutto. Per abbattere il muro della pazienza, e lei l'ha detto molto bene, basta pochissimo. Richieste di separazione aumentate fino al 30%. È l'effetto lockdown, dicono i matrimonialisti. Quando già c'era una situazione, di crisi, questa situazione, si è incrementata e perciò da lì, le separazioni che oltretutto vengono facilitate con le procedure che alcuni tribunali hanno fatto ed altri no. L'infezione, oltre all'amore, alle fate, al principe azzurro, ha paralizzato anche i tribunali. Così, per sveltire la pratica e mettere fine a un matrimonio già in agonia, adesso basta una mail certificata. Cosa ne pensa, avvocato? Sono favorevolissimo a questo sistema perché tutto questo, quando c'è un consenso tra le parti, sia per la separazione che per il divorzio, può avvenire senza la presenza concreta, del resto come avviene in gran parte del mondo.